Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, dunque, se avete visto il video che ho caricato qualche mese fa, avevo provato PES 2020 e allora a questo punto proviamo la demo di FIFA 20, quindi faremo poi un raffronto appunto tra i due giochi. Appunto, adesso skippiamo tutta sta roba qua che non ci serve, non l'ho mai provato, cioè avevo scaricato la demo, ma la sto aprendo per la prima volta, quindi ovviamente dovrò fare solo calcio d'inizio, la cosa che si può fare. Vabbè, annulliamo sta roba della connessione. E dunque, puoi fare solo la Champions League, benissimo. Devo scegliere la squadra da utilizzare. Io sceglierei, non lo so, vediamo, il Real Madrid e andiamo contro. Boh, a caso, eh no, Real Madrid a caso, no, a Paris Saint-Germain, va bene. Allora, maglietta del Real e maglietta del Paris Saint-Germain. Impostiamo il gioco perché 4 minuti, dilettante, no, facciamo esperto, dai. Santiago San Bernabéu, sostituzioni veloci, sì, dai, va bene, va bene. Allora, ecco, questa è una cosa da fare. Chi mi aveva visto, passaggio alto con scroppo di testa? No, io voglio il tiro. Ecco, perfetto. Ok. Dicevo che chi ha visto il video di PES ha visto il. Come si dice? Cosa cavolo devo fare qua? Bah. Chi ha visto il video di PES ha visto appunto, ha sentito la mia recensione dove l'ho detto che era un gioco che promette bene, peccato per la telecamera che è mo da modificare. Ma una volta modificata la telecamera, a mio avviso, per i miei gusti, non è così male. Adesso sta roba qua deve rimanermi addosso, sto schifo qua di consigli, vabbè. Allora, giochiamo ovviamente con la telecronaca in inglese, vabbè. Hazard. Non riesco. Ah, ma forse qua. Ah, per accelerare devo usare un altro, non è. Scusa, che tasto devo schiacciare per accelerare? Mi sono perso l'accelerata, vabbè. Allora, primo impatto che sto avendo è che sinceramente lo vedo molto molto simile al 2019, cioè non mi sembra che ci sia tanta differenza. Sì, magari c'è, com'è che si chiama, lo street soccer, come sembra, però boh, cioè sinceramente primo impatto mi sembra di giocare a il 20, sinceramente, cioè non vedo molta differenza, anzi direi che non ne vedo finora nessuna. Adesso io più che altro mi sto concentrando più che sul gioco, proprio sulla particolarità, no? Non lo so, mi lascia un po' perplesso. Sì, sicuramente bella grafica, però. Adesso vediamo. Anche le uscite del portiere sono molto simili a quelle di FIFA 20, cioè oggettivamente. C'è effettivamente poca roba di differenza. E boh, adesso andiamo avanti. Gol! Primo tiro, fatto gol. Ecco, il tiro già qualcosa cambia perché c'è l'indicatore di precisione anche nel tiro. Non una cosa che, devo essere sincero, mi piace particolarmente, però perlomeno c'è qualcosa di diverso. Credo che poi questa è una cosa che eventualmente uno possa anche togliere, però. Adesso vediamo la risposta del Paris Saint-Germain. Ecco, io mi faccio subito riconoscere.
Ricordiamo che in questa versione di FIFA non ci sarà la Juventus, ci sarà il Piemonte Calcio. Usti Neymar, che parata! Ovviamente che quello non è un, come posso dire, una cosa da sottovalutare. Noi siamo al trentesimo, 1-0, Benzema. And very, very close to my heart because he came over in 99 and played in my testimonial. So I love Real Madrid. Very generous of them. Bravo Modric. Per Vinicius, che parata. Well, that's really sound goalkeeping, not letting the opposition have any scraps. A really committed challenge and it's gone out for a throw-in. Adesso vediamo, c'è Neymar, bella palla per Mbappé, però chiude bene Ramos, cross, bella palla per Vinicius, il tiro e la parata di Areola. No, but he picked up the flight nice and early. Here's Mbappe. Found that. Well, he's got plenty of space on the flank. Bella questa palla per Mbappe, bravo anche Varane. It was a fine looking attack, but now they've given the ball away. Mbappe running with the ball confidently. Bernat veering in field here. Finisce il primo tempo. Primo tempo che lo chiudiamo in vantaggio. Bello sicuramente la gente, bella la grafica, come ho detto prima, anche la gente, il pubblico si vede in maniera bella. È cambiata la grafica, come vedete, di questa qua della gestione squadra. È un po' anche in generale, non una rivoluzione totale della grafica, ma un rinnovamento sicuramente rispetto a FIFA 19. Ecco, io ho FIFA 19, tanto per rendere l'idea. Qua vediamo se riesco a giocare. Bella azione. He's been the standout for his side so far, don't you think, Lee? Bella questa azione. Derek, you're right, he has played well and goals win games. He's been a joy to watch in this form. Sit back and enjoy him in the second half. Guardate che schemi. Dentro, bellissimo! Ma che parata di Areola! Vedi Zidane che si incavola, giustamente, che occasione. Anche Zidane ha fatto bene. Ecco, forse più spazio, verrà dato più spazio forse ai, come si dice, agli allenatori reali, ecco. Non solo agli allenatori creati appunto dal giocatore. Poi c'è una buona azione ancora, cross 1-2, sbagliato, peccato. C'è da dire una cosa, che FIFA ha sicuramente una catervata di licenze, ma proprio una tantissimi, però anche PES quest'anno gli è andata dietro e secondo me PES ha preso molte licenze interessanti, a parte la Juve, ma Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool. Tanto attenzione, pareggio di Mbappé. Bello, non ci ho capito nulla in difesa, bello. Mbappé. Ecco, poi batto anche subito bene. No, dicevo subito, no? Il dubbio quest'anno è molto più amletico del solito, perché quest'anno PES ha comprato tante licenze, cosa che gli altri anni si difendeva con magari la, non lo so, io faccio un esempio, la Coppa Libertadores, e quindi chiaro che non potevi competere con Champions, cosa e cose del genere.
E stessa cosa. Per gli stadi e tutto, insomma, per essere indietro ultimamente con le licenze, e FIFA ha preso quasi il monopolio dei giochi da calcio, ecco. Quest'anno io ho pensiero che, sinceramente, che PES sia tornato almeno a livello di licenze a perlomeno fronteggiare, no, il discorso FIFA, che non è una cosa proprio semplice. E secondo me si sono mossi bene. Vabbè, hanno preso la B brasiliana, che io credo che, a meno che tu non sia brasiliano, non ti interessa. Però c'è la Serie A, la Serie B, la A addirittura con licenza. Quindi poi, beh, PES c'è una cosa che a me piace tantissimo, che è la modalità modifica. Cioè io posso creare delle squadre che magari nel gioco non ci sono, le posso creare tranquillamente, cosa che con FIFA non le puoi fare. Cioè, se tu non mi dai la licenza del, che ne so io, del, ecco, ad esempio del Manchester City, attenzione qua, bella azione, tiro, parata, bellissima, che parata che ha fatto qua, eh. E dicevo, ad esempio, vuoi fare Manchester City, metti il logo, metti tu il nome e tu hai fatto la squadra, cosa che FIFA questa cosa non te la permette. Cioè, chi prende la Juve a FIFA avrà sempre e solo il Piemonte Calcio, perché non si può modificare. Altra parata. Adesso ovviamente sta diventando molto più pesante il mio pressing. Cross sbagliato, però mi regala un angolo. Stiamo spingendo il Bernabeu una bolgia. Bravo Vinicius, no, però che dormita. Però guarda come recuperiamo palla, ragazzi, guardate come recuperiamo palla. Benzema, bella ancora, bello scarico, peccato ragazzi. Mamma mia, cross che stop. Modric, non ho capito sto pallone, finisce qua. E dunque abbiamo provato questa demo. Allora, guardate, bello, fatto bene Neymar, fatto bene anche Hazard. Che vi devo dire, ragazzi? Sicuramente FIFA ha delle licenze importanti, la Champions su tutte, ma gli manca ad esempio la Juve e altri club. E chi prenderei io? Cosa prenderei io? Io credo che, essendo juventino, non avrei molti dubbi sul fatto di prendere PES, perché c'è la Juve, perché... Ma anche come giocabilità, secondo me PES quest'anno è migliorato ancora tanto. Non è un gioco che fa entusiasmare, sinceramente non so se ne prenderò. Devo essere sincero, non so neanche se comprerò uno di questi due giochi. Per quanto riguarda FIFA, sicuramente FIFA è sempre bello come gioco, è sempre quello che volete, però è un gioco che, a mio avviso, da un po' di anni fa fatica a crescere a livello, come posso dire, a fare delle innovazioni positive. È un gioco che... oggettivamente da un po' di anni mi sembra troppo uguale, questo compreso, ecco. Beh ragazzi, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video. Dunque, i miei voti sono PES 7 e FIFA 6 e mezzo. Ovviamente è una mia opinione opinabilissima, e siete ovviamente pronti a dire la vostra. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video.